oggi si torna a parlare di probiotici? Perché vi sono delle nuove evidenze scientifiche che confermano che i probiotici possono intervenire positivamente nella prevenzione delle allergie. Si intervengono proprio modulando la risposta immunitaria, sin dal periodo prenatale, quindi durante le fasi iniziali dello sviluppo del sistema immunitario, favorendo le risposte positive e antagonizzando quelle allergiche. Quindi è uno strumento in più che abbiamo assieme alla promozione del latte materno, assieme alla lotta contro l'inquinamento, per ridurre quella percentuale sempre crescente, ormai allarmante, di allergie nei primi anni di vita. Fattore ambientale e fattore alimentare, quanto incidono oggi nelle allergie dei bambini? Incidono sempre di più, sicuramente un 30% in più rispetto a quanto non si verificava 10 o 15 anni fa. E questo è dovuto all'aumento nella nostra atmosfera di sostanze che inducono o direttamente allergie o favoriscono una risposta di tipo allergico. E anche a livello gastrointestinale l'uso di inquinanti, di sostanze chimiche, di diserbanti agisce aumentando il rischio di intolleranze e allergie alimentari.